Volete partire? Okay. Dove? A Zante. Ciao, sono Serena De Ferrari e sono un'attrice modella. E ho 24 anni e vivo qui a Roma da 3 anni, 4. Ciao a tutti, mi chiamo Artem e sono un libero professionista. Due pazzi, però sì, io ho più cuore. E allora, Viola è sicuramente la più odiata della serie. No, perché dice così? È così. Sì. Ma così è. Però va bene, è giusto. È una persona che soffre di gravi infermità mentali e che si ritrova all'istituto minorile per un omicidio. E come descrivo il mio personaggio? Pazzo, però fedele, come i cani. Oh, oddio, a Napoli, cioè nel senso, quasi tutti si sono passati per l'isida, cioè la maggior parte, quindi è un po' quotidiano il fatto. Allora, io non mi è capitato di incontrare i ragazzi di Nisida, però so che i ragazzi la prima stagione sono andati con il regista a conoscerli. Sì. E, per fare esperienza. Esatto, e per studiare meglio il mio personaggio mi ricordo che il regista mi raccontò di questa ragazza a cui erano ispirati, una pazza fuori proprio di testa, che appunto era incarcerata a Nisida e sarebbe Viola. Mi ha raccontato che questa ragazza era veramente spaventosa. Lei tipo si leccava le ciocche di capelli, riusciva ad ingrandire e a rimpicciolire le pupille così, giusto per spaventare le persone che si avvicinavano. Sì, ed era dentro per aver ucciso 7 persone. Sì. No, io non ho incontrato i ragazzi nisi. Cioè, li conosco alcuni perché alcuni erano miei amici, però. Cioè, no, tipo così, no. Cioè, capito come che hanno ucciso 7-8 persone? No, meno male che io non l'ho incontrata perché. C'ho amici che sono stati sia a Poggio Reale che a Nisida, e quindi magari cioè, nel contesto è quello, capito? Cioè, nel senso, alla fine Nisida oppure il carcere ce l'hanno in testa. Alla fine la maggior parte delle persone nella prigione ce l'hanno, è quella mentale ed è quella più pericolosa secondo me. È un po' come quando vai su una strada dove ci sta un fosso, no? Tu che fai? Se vedi un amico che prende quella strada tu non la prendi. Quella è la fine, capito? Cioè non è che ci sia una soluzione. Io tantissimo. Cioè purtroppo, ma specialmente dopo l'uscita della prima stagione mi capitava, visto che comunque il target della serie sono ragazzini molto piccoli, molto giovani, che non hanno magari, non capiscono che il personaggio non è la persona reale, che è semplicemente un personaggio. Quindi mi capitava di camminare per strada e di essere insultata. Proprio una volta mi ricordo che hanno tirato giù un finestrino e mi hanno detto: ah, sei tu la stronza, devi morire. Poi tutti gli insulti napoletani, tacci, a buscare. Scusate il mio napoletano. Poi per il resto sì, ho moltissimi haters, perché sì, perché comunque appunto le persone non riescono a scindere che il personaggio non sono io nella vita reale. Però sono contenta perché invece mi sembra che dall'ultima stagione il pubblico si sia un po' cambiato e cioè riescono ad apprezzare la recitazione, cioè capiscono che invece è tutto finto e che non c'è niente di... io non sono quella, ecco. A me è capitato che qualcuno voleva criticarmi sui social per fare hype. Però da vicino nessuno mi ha mai offeso, chissà perché. A me, cioè, ci sono stati alcuni tipo che volevano fare hype criticandomi, eccetera, però da vicino nessuno mai si è preso la confidenza. Nessuno sa perché, capito? Vabbè, c'è da dire anche che il tuo personaggio è molto diverso dal mio nella serie. Cioè, è come se con me avessero trovato la scusa per dire: ah, quella è una stronza. Cioè, tu nella serie non sei stronzo comunque. Un po', dai, però all'inizio. Un po' sì, dai. Però sei buono. Però poi alla fine, capito, ci sta quella parte dei cani che mi salva. Oddio, cioè, il social è un mondo tutto a sé, quindi cioè, nel senso, ognuno ha il suo libero pensiero, quindi... è giusto ascoltare il libero pensiero, però
Anche le critiche, dai, ci stanno, perché se sì, non ci sono critiche significa che non hai lavorato bene. Sì, ma è poi meglio anche essere criticati che ignorati. Sì, ma anche gli insulti che mi arrivano, cioè capisco che comunque ho fatto bene il mio lavoro se cioè le persone mi odiano così tanto. Perché cioè alla fine non sei così nella vita, no, cioè, capito cioè come fai? Oddio, a me le uniche scene difficili sono quelle di gruppo. Cioè nel senso sì, di caos oppure di magari di un piano sequenza che è difficile da comporre, oppure scene più action dove ci sta poco tempo. Quelle scene lì magari di dove bisogna costruire in gruppo, capito? Perché magari lì ci sono molti problemi tecnici, microfoni, eccetera. Quindi solo da questo lato qua. Però dal punto di vista artistico non c'è mai stata difficoltà, perché il mio lavoro lo faccio con l'amore e quindi quello che si fa con l'amore viene facile. Per me le più difficili in assoluto saranno nella terza, quindi no spoiler. Però devo dire che ho avuto, non problemi, però è stato challenging, diciamo, la scena di nudo nella seconda stagione nella doccia, perché comunque insomma era una scena particolare, la prima vulnerabilità di Viola, eccetera, e poi insomma il nudo. E, no, nella prima stagione mi ricordo fu abbastanza tosta per me la scena dell'omicidio, perché l'abbiamo girata a distanza di molti mesi da quando avevamo finito le riprese in carcere e c'erano un po' di problemi di logistica, di insomma avevo una parrucca, era tutto molto costruito, non eravamo neanche, cioè non eravamo a Torino, era tutto molto improvvisato e ti svegli un giorno che devi dire ok, devo andare qua a fare questa scena, ammazzare una di coltellate, eccetera. Quindi è stato un po' cioè è stato difficile. Tu cosa hai studiato? No, vabbè. Tu cosa hai studiato? Allora, no, io in realtà sono ex musicista. Io ho iniziato a studiare musica pianoforte quando avevo 4 anni. Ho studiato il piano per praticamente 18 anni. Ho fatto 10 anni di conservatorio qua a Roma e poi a New York, dove ho fatto sempre pianoforte e opera performance. Cioè la musica mi ha segnato tantissimo ed è stato proprio quello che mi ha portato alla recitazione, perché con l'opera, dove chiaramente c'è una parte di musica, una parte di recitazione, ma una recitazione molto particolare, non è reale, è molto scenica, quasi teatrale, esagerata, ho detto oddio, mi piacerebbe davvero, cioè mi sono cominciata ad appassionare più alla parte del dramma che della musica in sé. E ho detto voglio imparare a recitare, voglio vedere cosa si prova. Quindi poi ho lasciato, ho fatto scuola di recitazione sempre a New York e poi ho fatto un anno di scuola di arti circensi e poi mi sono trovata insomma a lavorare in questo mondo, che è quello che mi appartiene di più, perché cioè secondo me nella vita non si può essere una cosa sola. Oddio, mi piace la lealtà che c'ha Pino. Lealtà. Una parola che forte, di cui non tutti capiscono il significato oppure il valore. Quindi la lealtà nell'amicizia, nell'amore verso quello che fa, pure la sua coerenza, anche perché per quanto è pazzo oppure per quanto è eccessivo, no? nelle cose che fa, è vero, perché lo fa veramente dal cuore, capito? Anche se sbaglia, però lo fa, capito? Cioè nel senso lo fa perché veramente si sente di essere quello che è. E quindi è un po' appartiene a me questa cosa, cioè, però nel senso nei limiti, non è che vado a fare i macelli come ve l'ha fatti Pino. Però è questo, dai, è questo che mi lega di più a lui, magari questi valori di vita che abbiamo imparato sul nostro percorso, che ci ha legati nello stesso ambiente magari. Quindi che lui ha, diciamo, cresciuto nello stesso ambiente mio e quindi magari un po' questi valori ci appartengono. La povertà, le cose, le difficoltà, crescere senza un padre, quindi tutte cose qua sono cose che poi ti insegnano. Poi ovviamente siamo diversi perché ognuno di noi ha, io faccio l'attore e lui fa il suo percorso, che io spero che poi un giorno andrà sempre a migliorare. Quando mi sono portata a casa Viola, io in verità ero super in hype, perché vabbè non avevo tutta la sceneggiatura, avevo le scene dei provini, ero tipo mamma mia, badass proprio, cioè la classica femme fatale, cattivissima. Poi quando ho letto certe scene ho detto aia, cioè veramente psycho, e lì è entrato in gioco il giudizio. Però chiaramente
noi appunto facciamo questo mestiere perché lo amiamo e ci mettiamo tutti noi stessi. Le persone devono vedere Viola e pensare: oh mio Dio, non ci credo che esiste una donna così schifosa. Cioè, nel senso, non ci posso credere ci che esista una persona... Ci sei riuscita bene, dai, però. No, sì, infatti, cioè, nel senso, è così che si fa, cioè... Perché altrimenti non ha senso farlo, cioè, o ti butti al 100% oppure non lo fai. È ovvio, sì, cioè... ma secondo me è lì che provi proprio il piacere artistico, cioè, nel senso, trovare qualcosa che è totalmente diverso da te e provi lì l'entusiasmo di fare questo lavoro, perché riesci a trovare qualcosa che è diverso da te, ti metti alla ricerca. Sì, esatto. E questa fase della ricerca è la fase della creazione, capito? Che ti porta ad amare il lavoro che fai. E della crescita artistica. E quindi cioè... poi per un lato per me diventa un pure salvezza. Sì, sì. Perché tu evadi dalla tua vita, cioè, capito? Sì, sì, cioè sì. Tu abbandoni la tua vita personale, i problemi a casa, le cose. Per metterti nei panni del personaggio, cioè, quindi diventa uno scudo, capito? L'arte diventa una protezione. Sì. E quindi siamo fortunati nel fare questo lavoro, perché trasmettiamo tutte le nostre cicatrici, tutti i nostri dolori nell'arte, e quindi cioè, è meraviglioso, è un privilegio, penso, no? All'improvviso diventi una calamita per le persone, quindi cioè, nel senso, ti trovi dei contesti di persone intorno a te che manco conoscevi, però ti chiamano fratello. Cioè, ma chi fratello? Cioè, capito come? Cioè, magari cioè, penso che quello che dici capito tu... cosa voglio dirti? Oppure persone che all'improvviso vogliono arrivare lì e vogliono assicurarti così, dire così, vogliamo prenderci cura di te, magari, capito? Cioè, ci sono persone e diventa veramente molto pericoloso, perché ti puoi trovare nei giri sbagliati, in situazioni sbagliate molto facilmente, e quindi devi stare sempre lucido, e il successo diventa un'arma a doppio taglio. Amicizie sono quelle là che ci stavano sempre, secondo me, cioè dal mio punto di vista. Quelle là che stavano nel rione con gli amici e sono sempre quelli che ti trattano da Artemo, da quello che sono sempre stato, quello là che magari non c'aveva manco che usciva a piedi, oppure che si toglieva il giubbino per dare all'amico perché magari ne aveva bisogno e sentiva freddo. Quindi è lì, capito? Cioè, nel senso, quelli sono i veri amici. Sì. Poi per il resto sono conoscenti, conoscenze. Poi, oddio, ci sono pure brave persone che arrivano nella tua vita, non è che... Però sono diverse tempo. Da quelle diventa un feeling diverso, sì. Capito? Però poi con il tempo dà le dimostrazioni a tutto. Sì, o magari gli amici che un tempo erano amici, che poi... poi si sono persi, però guarda caso ritornano. Sì, poi magari quelli là che ti odiavano iniziano a salutarti, esatto. Iniziano a invitarti a cena. Sì, sì. A me questa cosa, cioè, tipo per esempio ti invitano tutti quanti a mangiare. Quando io non potevo mangiare nessuno mi invitava a mangiare. Ma che posso mangiare, capite come funziona? Vabbè, però devi chiuderti, a un certo punto ti chiudi. Perché dici, capito come? Devi ricercare te stesso, ti chiudi in solitudine. Cosa... Molto spesso a me capita di chiudermi in solitudine. È il momento bello, è il momento forte. C'è moltissima invidia, in verità, moltissima. Cioè, nel senso, è come se questa cosa che noi abbiamo raggiunto, questi obiettivi che abbiamo raggiunto, non ce li siamo sudati, capito? Cioè, è come se sia arrivato dal cielo, è come se le persone non ci credono, tipo, ma cosa hai dovuto fare per fare questo? Ma... Cioè, anche cose molto a volte, dovuto andare a fare cose? Perché? Come hai fatto a fare? Cioè, come se non fosse... A volte capita fosse... che tutta questa invidia, no? Che lei dice, cioè... no? Perché le persone magari desiderano di stare al tuo posto, ok? Magari vogliono ottenere pure loro quel successo, quel tipo... Anche per sviluirti, certa fama che magari... Sì, però a volte sai che ti dico, tutto quello che noi veramente desideriamo, a volte tutto quello che noi desideriamo non è realmente di... ciò di cui abbiamo bisogno.